Buongiorno, sono Flavio Angiolillo e siamo qui per tutta una serie di cocktail analcolici. Adesso faremo il wannabe de Gimlet. Vorrei essere un Gimlet. Gimlet, cocktail alcolico famosissimo a base di lime e gin. Qui andremo a fare dunque qualcosa di acido. Iniziamo raffreddando il nostro bicchiere. Primo ingrediente, bitter analcolico alla lavanda. Ne andiamo a mettere 8 gocce. Limonada con un tè mate ci darà dunque gusto sia di tè che questa freschezza con dei limoni siciliani. Ne andiamo a mettere 20 ml. Cedrata Tassoni ci darà dolcezza al nostro cocktail. Ne andremo a mettere 40 ml. Succo di mela, io lo utilizzo dunque anche per correggere certi balance tra il dolce e l'acido, anche insieme al bitter sta molto bene. Andiamo a mettere 20 ml. E qui prendiamo l'ingrediente che dà acidità al nostro gimlet, 10 ml di lime. Andiamo a raffreddare il tutto. Diamo una decina di girate velocemente, dobbiamo raffreddare il nostro drink e non annacquarlo. Filtriamo e andiamo a mettere una scorza di limone per continuare questa freschezza. Andiamo a carezzare tutto il bicchiere, così abbiamo tutti gli oli essenziali che verranno dunque sulla nostra mano e anche dopo aver finito il cocktail continuiamo a sentire il profumo di questo wannabe The Gimlet. Lello, cosa accompagnerai? Allora, qua sento intanto agrumi, un pochino di acidità, di asprezza. Do ancora un paio di sorsi e ci penso io all'abbinamento, Flavio. Quindi dammi un minuto e sono da te. Ottimo! Cosa ho pensato? Acidità, asprezza, dobbiamo un pochino addolcire, senza dimenticarci però degli agrumi. Quindi ci sarà della scorza di lime che metterò in questo burro che lavorerò a farlo diventare morbido insieme a un trito fatto con delle acciughe, i nostri soliti dischi canapè di pane bianco che mettiamo a croccantare in forno e poi su ognuno metteremo un salume diverso. In questo caso abbiamo tris di affettati di zibello di Negroni della linea premium, abbiamo il culatello, la pancetta di zibello e la coppa di zibello. Allora, prendiamo il burro e iniziamo a lavorarlo con un cucchiaio. L'abbiamo tenuto fuori dal frigorifero per una mezz'oretta. Adesso prendiamo acciuga e la lavoriamo con un coltello. Ok, prendiamo l'acciuga, la aggiungiamo al burro. Nel frattempo prendiamo i nostri dischi di pane e li buttiamo in forno. Lavoriamo bene il burro e le acciughe. Prendiamo la scorza del lime e la grattugiamo all'interno del burro all'acciuga. Meraviglioso, perfetto. Consistenza veramente come una crema, una pomata. Canapè pronti, 1, 2 e 3. Adesso mettiamo un po' di burro sulla base e poi finiamo con i salumi. E adesso una fetta di salume per ogni canapè. Iniziamo col culatello. Coppa di zibello. Pancetta di zibello. Ragazzi, qua abbiamo un pochino variato, quindi una base comune fatta con burro, acciuga e lime e sopra su ognuno un salume diverso, veramente però di qualità. Profumo è meraviglioso, io sto quasi per finire il mio cocktail e vado avanti. Prendo questa meraviglia e la porto da te, Flavio, così me ne prepari un altro. Arrivo.